tutti a fanculo. Ah, quello sì, me l'ha detto. Ti sei mai sentito usato come ponte per arrivare a tuo padre? Sì, una sensazione brutta, di opportunismo. Inizialmente cercano di arruffianarti, quindi fanno un po' i carini e simpatici con te. Poi dicono, no, senti, ho un progetto, un'idea, ho qualcosa di lavoro, perché non ne parliamo con tuo padre. E non ti tengono dentro, anche se sei una pippa, solo perché sei il figlio di quello? Ma va, anzi, quello semmai è l'incontrario. Magari ti dà il vantaggio di avere un po' di interesse da parte di qualcuno, però allo stesso tempo di dover dimostrare subito qualche cosa. E pensi di farcela? Sì. Per te cosa vuol dire farcela? Riuscire a mantenermi col mio lavoro. Tu faresti un talent? Sì, sì, io ormai farei tutto, guarda. Però poi dopo lì ti dicono essere raccomandato. Beh, ma tanto la gente penserà sempre così. Anche adesso che stiamo facendo sto servizio, penseranno che sono qua perché qualcuno mi ha raccomandato per fare il servizio con te. No, no, no. Io sono venuto proprio per te, eh. Ah, okay. No, non perché sei il figlio di Umberto. Grazie. E tu sei sempre il figlio di Mario Merola? Sempre.